Ciao a tutti, allora oggi voglio provare a fare un'altra challenge di fitness, di sport, perché ho visto la challenge dei 7 minuti di plank, che ok, uno dice 7 minuti di allenamento sono pochi, ma fatti nella posizione del plank si sentono, secondo me. Allora, io ho dato uno sguardo al video in questione della challenge e ho visto che praticamente si tratta di esercizi fatti per 30 secondi, quindi ogni 30 secondi la tizia del video cambia allenamento e cambia esercizio. Quindi mi doto di iPad, seguo il video e provo a farlo anche io. Ovviamente, se nel frattempo mi voglio riposare dopo un po', mi riposerò, perché cioè l'importante è che li faccio tutti, ma insomma non devo morire altrimenti questo video non andrà mai in diretta. Comunque, prima di provare a cimentarmi in questa challenge, perché comunque adoro il plank un po' come gli addominali, perché è comunque un allenamento completo, cioè stare anche solo fermi nella posizione del plank ti allena tutto e quindi è un esercizio che adoro. E per questo però già dopo qualche minuto si sente. Comunque, prima di iniziare a provare a fare questa challenge, io vi ricordo che sotto trovate link per tutti i miei social, soprattutto Instagram, perché lì appunto pubblico praticamente tutti i giorni. E iscrivetevi al mio canale se volete altre challenge, altri video, insomma se vi può interessare. E noi passiamo alla sfida. Mi fermo un attimo perché praticamente questa sezione di questa appunto parte di tre esercizi, che praticamente è durata un minuto e mezzo, l'ho fatta già tre volte. Questa è praticamente la terza volta, perché l'inquadratura precedente non andava bene, era troppo dall'alto e questa mi sembra meglio, anche perché migliore, anche perché riesco comunque a vedere un po' la mia postura e quindi riesco a vedere se magari sono in linea o meno, perché non avendo specchi è difficile capire se si sta nella giusta posizione. Quindi riprendiamo l'allenamento. Thank you.
Siamo a 3 minuti di allenamento, quindi ancora quasi nemmeno la metà. Io vorrei far sentire quanto sudo, veramente, ok che è caldo e sto nel garage, è tutta una situazione proprio complicata, però sudo tantissimo, veramente tantissimo dappertutto, perché appunto questi esercizi sono veramente completi e con un movimento, ma che cosa ho in testa? Ah no, nulla, con un movimento praticamente si allena tutto il corpo. Ora dovrebbe arrivare tipo di allenamento che io odio, qui chiama Rockford e se non sbaglio è quello che io temo che sia, ma vediamo. No, non è quello che temevo fosse. Però so che arriverà anche quello. Questo. Siamo 4 minuti e mezzo, abbiamo passato la metà del video, che fatica, però sono contenta di fare questa sfida perché insomma 7 minuti di allenamento così intenso, cioè si sentono e danno soddisfazione, soprattutto riuscire a farli dà soddisfazione. Mi sembra ovvio. Proseguiamo. Ora bisogna fare un semplice plank sui gomiti. Quindi lì ci possiamo arrivare. Ok, questo è tosto. Thank you.
Ho fatto. Chiudiamo il video. Ok, ce l'ho fatta. Cioè, sono sudatissima, veramente una cosa spaventosa, però ce l'ho fatta. Tosto. Ora vedrò se mettervi in sovraimpressione anche il nome dell'esercizio. Vedrò in fase di editing. Ok, io a questo punto proseguo il mio consueto allenamento giornaliero e in estate sto facendo praticamente solo trampolino elastico, quindi o faccio power jump, quindi aerobico, oppure faccio il rebound, che è molto più di tonificazione, e utilizzo magari anche i pesetti. Insomma, è un allenamento tosto, però mi piace appunto farlo in estate, perché stando qui nel garage mi piace, perché sudo, mi dà più soddisfazione. Comunque, se vi è piaciuta la mia sfida e se pensate che io l'abbia superata nonostante mi sia fermata qualche volta, mettete anche un pollice in su al mio video. Se avete delle sfide di fitness da propormi, fate pure, io accetto ogni sfida, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!